Oh mio Dio! Oh, ma ci sei... È perfetto! Oggi siamo molto molto indignati perché siamo stati sfrattati. Cacciati. Siamo stati sfrattati da Francesca, che si è presa tutto lo studio per sé. Quindi siamo qui sul divano con questo microfonino qui che dobbiamo tenere in mano per farci sentire. Infatti, l'ultima volta che ho visto un video con un divano. No, beh. Cos'è? Che video era? Ma vediamo i meme sul mio subreddit. Quindi, sigla. I meme. Richard, HTT, una principessa? In che senso? Capelli magici? Gli animali ti parlano? I tuoi problemi sono spariti perché è spuntato un uomo alto e possente. Con lo che sguardo, poi, oltretutto. È davvero una principessa? Sì, vabbè, l'uomo alto e possente. Quando l'hai fatto sto sguardo? Perché? Comunque sì, non volevo dirvelo, ragazzi, ma sì, sono una principessa Disney. La principessa. Bambini vedono per la prima volta Richard HTT fra Frog e Kama. Cosa? È una persona che vende i cappelli. Mentre giocava col telefono è andato a sbattere contro un palo. Quindi è uscita questa gobba sulla faccia. Per questo ce l'ha storta. Pulisce le case. Potrebbe essere un ragazzino innamorato. Però non sa scegliere se restare single o fidanzarsi. Ma perché? Questo è un clandestino. Ma come è clandestino? Siamo... Questo è uno che guida ubriaco. L'uomo che vende i fazzoletti. I fazzoletti! Ma che cosa ho appena visto? Beh, fantastico se questi bambini avessero visto veramente le nostre foto. È vero, sarebbe bellissimo se ci fosse un contenuto così. Sì, la parte comica è il fatto che sia stato aggiunto ovviamente sì. In post. Ma la cosa bella sarebbe vederli veramente. Cioè, far vedere veramente del... Fatelo, ragazzi. Ho scoperto un nuovo Pokémon, Franciccina. Parte 1, mi raccomando. Sembra Rattata, in effetti. È vero, Pokémon di tipo particolare. Il Franciccina è un Pokémon leggendario. Ha uno strano aroma di fragoline e la sua principale abilità è uccidere bonsai. E l'abbiamo proprio di fronte, poverino. Cavolo. Allora, io aggiornamento sul bonsai. È morto. Salute un pesce. Dai, dai, non fare questa faccia funerea. Ragazzi, ve lo dico proprio con il cuore in mano. È ufficialmente morto. E cosa significa ufficialmente? Perché in realtà per me è morto da un pezzo. Però è ufficiale perché anche Francesca ha riconosciuto. La scorsa settimana, quando c'è stata la sveglia per dire che dovevamo dare l'acqua al bonsai, non gliel'ha data. È un chiaro segno. È un po' come, che ne so, la sveglia che ti dice che devi dare da mangiare al tuo gatto, ma il tuo gatto è un cadavere in mezzo alla cucina, no? E quindi non dargli del cibo a questo punto è una missione, credo. E apri la bocca e gli... è quello che è successo con questo bonsai, eh? Nessuno, assolutamente nessuno, qualsiasi penna in mano a Francesca. Ah sì, è vero. Che fa cadere? Ah, no, è vero che fa... Cosa? Ma quanto è lunga? Sì. Non seguire Richard e Frafrog. Sei Pippo. Seguire Richard e Frafrog su YouTube. Sei Homer. Seguire Richard e Frafrog su YouTube e Instagram. Seguire Richard e Frafrog su YouTube, Instagram e Twitch. Seguire Instagram, Twitch e Reddit. Seguire Instagram, Twitch e Reddit e Telegram. Cos'altro c'è ancora? Seguire Richard e Frafrog su Telegram e Spotify. Attivare anche la campanella. Avere un video da guardare ogni giorno della settimana. Imparare nuove cose. Quanto cavolo. Guarda, raga, ma che fa una sfida nei meme review. Questo mese 2 live a settimana. Alice è trascesa con Alice. Completezza interiore. L'essere perfetto è colui che fa tutte queste cose in sequenza. Io sono l'essere perfetto. E dire che io stesso mi ero fermato a qui, a Telegram. Nemmeno tu ti segui su Spotify. Comunque ricordiamolo, se volete trascendere, iscrivetevi agli altri miei canali: Richard HTT Podcast, Richard HTT React e Richard HTT Tutorial. Link in descrizione. Vi ho imparato che i panda fanno schifo. Ma io offendere i panda? Cosa? La testa che fruttura. Ma c'ero anch'io dietro. Siamo tutti. Perché? Perché? Io ho preso i panda. Sì, vabbè, ma allora, io non mi voglio giustificare. Chi ha visto la live, lo ha visto. Allora, Richard gioca all'allegro chirurgo con Kama. Questo è il mio primo meme, vediamo. Come prima cosa, prima di giocare all'allegro chirurgo, iniziamo a fare l'anestesia.
Certo. Il modo per anestetizzare è prendere un peso e sbattertelo sulla pancia. Secondo te perché dietro il logo dell'Apple adesso c'ha un buco? Non ce l'ha il buco. Mamma, perché non giochi a schiaccia la talpa con i vicini? Come giocano a schiaccia la talpa i vicini? È la versione schiaccia la fava. Guarda, lo sguardo di sofferenza. Le sfide belle, dove Kama ha la possibilità di vincere o perdere, ma Richard no. Il perdente dovrà diventare un tavolo. Alice, dovrai definire se è cute o no questo disegno. Cosa significa questo? Cos'è? È il meme del violinista quando succede qualcosa di piacevole che senti il violino. Poi tu sei diventato un mix tra Cucciolo e Benigni qua. Benigni? Sì, cioè la faccia un po' alla Benigni. Oh, ditemi che non sono l'unico a averlo visto. Ma certo. Magari fosse stata questa la cosa. Che tu da tavolo avresti voluto mangiare su di me? Con ma i dai, petali di rosa. No vabbè, ma ci sono. Avrei voluto mangiare sushi. Poi se è su di te, se è per terra, a me fa sempre piacere. Però guarda come è photoshoppata bene Francesca. Cosa ne penserà Alice? Mandiamoglielo. Sono veramente felice di essere diventata un meme. Questo era il mio grande obiettivo della vita. Sono veramente contenta. Sono proprio il meme azzeccato, perché il meme del tizio che suona il violino è uno dei miei preferiti. Bravi, io non so chi l'ha fatto, ma gli mando un biscottino. Bravissimo, bravissima, bellissimo. Alice ha detto che ti manda un biscottino, quindi ora cavolo ti manderà un biscottino, capito? Fattelo mandare sto biscottino, perché non è che Alice dice le cose e poi non le mantiene. Siamo sul mio canale, eh. Se viene data una promessa poi viene mantenuta. Alice, manda subito il biscottino alla persona che ti ha fatto quel meme, subito. Se stai guardando questo video, preparati. Quando guardo i video di Richard senza il permesso di mamma. Mo siamo criminali, certo. Il giorno in cui Francesca metterà la morte del bonsai, buttiamolo giù. Però ormai l'ha ammesso. Nel prossimo Reddit buttiamolo giù del bonsai. No. Sì. No, è una specie di rito, capito? Simbolico. Sì, se cosa? Ci fosse un fiume, io lo prenderei e lo lascerei andare così in fiamme nel fiume. No. Sì. Potremmo, però andiamo sul naviglio? Sì, certo, così prende fuoco tutto il fiume, perché chissà che c'è, no, è combustibile. Il meme di Clockman si espande. Episodio 2. In collaborazione con... Oh, è una collaborazione! Con MPRO, il mio alter ego JJ. Vediamo. Ragazzi, è tutto sotto controllo. Zitto! Ci fidavamo di te. Non potete andare in giro ad ammazzare la gente. Lasciate stare la mia famiglia! Cosa pensi di fare con quella spada? Preparati a morire! Posso dare un suggerimento? Potresti lasciare due o tre frame in più? Ogni settimana chiediamo soldi ai negozianti. E se non ce li danno, mettiamo fuori gioco la loro famiglia. Oggi sarebbe toccato a voi. Oddio, trovai una persona a casa mia. Scappò dalla finestra appena entrato in casa. Le coperte erano rosse tinte del... Giurai vendetta, mi dannato... Questa la censuri. E perché? Non si può dire. La censura ancora. Ma no, perché? E non si può dire. Come? Ma è una cosa naturale. Non, è una cosa naturale, ma non voglio che scoprano nel mio video che cosa sia. Continua forse. Io mi auguro che continui, ma con un ritmo molto, molto, molto più calmo. Molto più lento, perché non ho capito niente. Ma continua così. Continua così. Voi avreste dovuto lavorare per Toriyama quando ha fatto Dragon Ball. Perché? Perché sarebbe stato molto più asciutto. Dragon Ball durava tipo 400 episodi per una Kamehameha. Oggi il video finisce quando respiriamo. Quanti meme riusciamo a vedere prima che qualcuno prenda fiato? 3, 2, 1. Nice. Ah, fine. Ah, è morto Rich. E perché? È perché ha trattenuto il respiro. Causa effetto. Ah, era proprio lineare. Sì, nel senso, non c'è nulla da interpretare. È così che vanno le cose. Però mi piace il fatto che ti abbiano interpretato appunto così, come un suino. Come un suino. Molto carino. Mi seguono su Twitch forse. Vero, è vero. Seguite anche Kama su Twitch. Si chiama Ninja. Non mi chiamo Ninja. Quando il vostro amico ha fatto da terzo incomodo per così tanto tempo che decidete di adottarlo come figlio. Che faccia era quella? Compiaciuta. Quando dormono, come i bombini, mi metto in mezzo i miei genitori. Mamma mia. Hai speso ore del tuo tempo scrivendo Rick, Kama, Fra e Alice su un libro, e ora speri che Rick lo veda. Cosa? In che senso? Ah, oh mio Dio, non lo avevo visto. Non l'avevo visto. È quello che fate al posto di studiare, così, ma per curiosità, eh. Ma non c'è un pattern così fitto che sembrava, sì. La pagina sembrava solo grigia. Guardate, Rick, 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 Kama, 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 Fra, Kama, Rick, Rick. Voglio contare quante volte c'è Rick. No, Kama. No. Beh. Ogni mia verifica, cerco di convincermi sulla verifica pensando che andrà bene. Il mio cervello, per me fallisce come al solito.
La cosa bella, sai qual è? È che hai fallito. No, no, non ho fallito. Non ho fallito. Questo qua è per il video, quello di Sakimi-chan, se non sbaglio, no? Che se non avete visto, vi lascio alla fine di questo video. Ma la cosa bella è che sei grasso. Guarda che, guarda che faccia tondissima. Ma sono curvo. Sembra davvero il tuo corpo che si è spiaggiato, affogato dopo 3 giorni che inizia a gonfiarsi. Un po' violaceo, anche brutto. Come creare un meme. Sì. Come renderlo accattivante? Oh mio Dio! Oh, ma ci sei... È perfetto! È perfetto! Così è molto, molto più bello, scusa. Ma quando è che ho fatto così? Non lo so quando l'hai fatto. Come si sente Gamma quando viene pagato in banconote da 0 euro? Certo. È un passo avanti perché si sta già parlando di euro quantomeno. Sì, 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 ma infatti torniamo indietro ai fazzoletti, per carità. Vero? Mi volete male? Perché? Perché tagliamo, cioè... Non mi vuoi, PonfoGamer07? Nel caso, PonfoGamer07, se vuoi dirgliele in faccia queste cose, perché è facile fare i meme così, da dietro il proprio schermo... Certo, ci vediamo fuori. Vi vedete oggi in live su Twitch, tu e Kama. Sopravviverà solo uno. Chi sopravvive, viene assunto. Cosa? Frafrog prende un girasole. Ah, certo. È proprio Francesca. Che prende la sua piantina e torna a casa. Sino la pianta grassa e marcia. Bonsai HTT, piantina HTT. Davvero ragazzi, questo è un appello. Non date le piante a Francesca, neanche quelle grasse. Non siamo riusciti a far sopravvivere neanche il rosmarino. Io mi immagino i fiorai, tipo che fanno un poster di Francesca. Lei non può entrare. Esatto, quando entra non possiamo. Io mi immagino, avete presente la pubblicità dei Mars? Quella dove c'era il tizio che camminava e si accendevano le luci. Boh, io mi immagino Francesca che passa davanti a tutti i fiorai e i fiori appassiscono. Mi sembravano dei pancake, cosa? Come pensi vengano? Come vengono realmente? Ma non è schifo. Ma non sono pancake. È un okonomiyaki. Okonomiyaki. Dipende dal sistema di riferimento, se è il metro o il miglio. Okonomiyaki o okonometraki. Certo. Tu? Quando tua mamma ti sta minacciando di mollarti un ceffone. Sì, è nel senso, è esattamente quello che è successo. Io stavo minacciando Kama e dargli un ceffone. Un mal rovescio. Quindi io sono vostra madre. Frafrog, quando gli chiedono se è morto il bonsai no, è ancora vivo. Per me è ancora in circolazione. Il bonsai sta letteralmente, è letteralmente con questa espressione in questo momento. Gli occhi gelosi. Allora, cosa? Quanti anni è questo? Ma è vecchissimo. Tratto dalla live maschia pre San Valentino. Quando stavo ancora a casa mia, mamma mia, c'era Simone, Rob Forchetta. Un altro Rob Forchetta. No, è pallo. Poi c'era Davide De Matteis, Dark Andros e Gian Andrea con i capelli lunghi. Mamma mia, storia. Ma in tutto questo, cos'era il meme? Non lo so, era un ricordo, non era un meme. Sapevo che cos'era un gerbillo grazie a questo film. Non sono un criceto, ma sono un gerbillo stupidi umani. Cavolo, e che film era? E ora me l'hai lanciato così la palla, ma non riesco a capire che film fosse. Full Image? Soprattutto tu, Richard, sei il più stupido tra tutti che non mi hai saputo manco disegnare. Oh, era una trappola. Guarda l'immagine completa. Scemo. Non ho paura della morte, ma di Richard che imita Barbara D'Urso senza saperlo? Sì. Non è vero. Aspetta, per essere Barbara D'Urso dovrei... È vero, dovrei tipo spararmi. Metto Richard e Frafrog in cartoni accattivanti. Frafrog piccola, Ben 10 versione femminile e io versione Steven Universe. Beh, tu sei sputolatamente. Allora, Steven Universe, devo dire, poi da quando è diventato un po' più grande, quindi la panzetta gli è anche un po' andata, sono proprio io. Infatti ora, non volevo dirvelo, ma c'è una causa in corso con la Sugar, perché si è ispirata, c'ha pure l'infradito. Sì, ma non hai calzini. Sì, perché è qui che ci giocano gli abbucati, capito? Non è la stessa persona, guarda. Se volete aiutarmi in questa causa qui... Donate. Che donate? Iscrivetevi al canale. Le ambulanze di Chernobyl dopo l'esplosione. Sì. Ormai questo suono si può applicare a qualsiasi cosa. Tarzan, che ne so, Tarzan scopre che Jane è in pericolo. Il mio gatto viene e miagola perché ha fame. Ci sono meme proprio sul video di oggi. Richard rilascia un video in cui cerca di imitare, fallendo miseramente, lo stile di Sakimi-chan. Oh,
Oh, intanto rispetto. Vabbè, miseramente un po' eccessivo. Quelli che già conoscevano Sakimi-chan, quelli che non la conoscevano. Che bello lo stile di quest'artista. Adesso ando a cercare su Google alcuni dei suoi disegni. Censurato, ovviamente. Non andate a cercare Sakimi-chan perché potreste rimanere scottati. Il fratello di Richard, dopo che ha scoperto che Richard gli fregava i manga. È più o meno andata così, Per quello che si è trasferito a Milano, perché ha corso fino a qui. Esatto. Sto ancora scappando tutt'oggi. Ho scoperto un nuovo Pokémon, parte 2, Kamizard. Certo. Pokémon di tipo demonetizzato. Il Kamizard è un Pokémon mistico. Si narra che ovunque lui vada ci sia demonetizzazione e non family friendly. La sua principale abilità sono guadagnare monete da 0 euro e demonetizzare video. Mi sembra logico. Amico, vorrei diventare il tuo migliore amico. Io, va bene, io il mio migliore amico dopo mezzo anno. Io il mio migliore amico. È per dire che arriva qualcuno e dice voglio diventare un tuo migliore amico. Sì. Ma dopo mezzo anno non sei il suo migliore amico, sei il suo schiavo, il suo zerbino. Credo, io l'ho intesa così. Io ci ho visto qualcosa di un po' più. Un po' più? Pittoresco. Chiamiamolo così. Sì. Quello che è venuto in mente a Kama. Memini lo dice già un altro youtuber, Ratorix. Ratorix. Che poi, sì, ho sbagliato, non è Ratorix, è Ratorix. Chiedo scusa, è solo che... A chi? A tutti. A lui o a loro? Chiedo scusa a... A nessuno! Non è venuto neanche Ratorix a rompermi le scatole e mi rompete le scatole voi, come se avessi sbagliato il vostro nome. Chi l'ha scritto? Ratorix. No. Immagini. Kama passa il biglietto a Franciscina, non lo leggere. Rick lo prende, Francesca è dall'altra parte. E io, missione compiuta, hai distrutto il bonsai. E tu l'hai letto, perché sei un farabutto. Esatto, quindi vuol dire che è stato tutto un grandissimo piano di Kama. Sì. Per distruggere, perché volevi male al mio bonsai? Perché tu che ami le piante poi. Perché tutte le volte che andate in vacanza o trovate. Devi dargli l'acqua. Devo dargli l'acqua. Ecco perché è morto. Ed è un peso, sì. Menti, il piano è compiuto. Il piano di Junior. Certo, Francesca in versione Tom e Jerry. Jerry che arriva. Il bonsai. Perché giustamente per far fuori il bonsai non basta semplicemente non dargli l'acqua. Bisogna sparargli. Una rivoltella. Io quando provo a disegnare Topolino, aspettativa, realtà. Oh, faccio schifo. Petizione per collaborazione per un meme review tra Richard HTT e Ratorix. In realtà, ragazzi, ho già scritto a Ratorix e mi ha già detto di no. Non è proprio quello che è successo. Però siamo già in contatto, gli devo rispondere infatti. Detto questo, fatemi sapere tra questi meme qual è quello che vi ha fatto ridere di più. E in generale ho un importantissimo annuncio da fare, cioè che in questo periodo il mio fumetto Gira Questa Pagina è sul mio store con il 30% di sconto. Quindi se volete acquistarlo con naturalmente all'interno la firma e un disegnino fatto da me, vi lascio il link qui sotto in descrizione. Fateci riavere lo studio, per favore. È vero, voglio tornare in studio. Anzi, ora vado a picchiare Francesca. Finalmente il canale è mio.